Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, grazie per aver cliccato su questo video. Io sono Veronica e questa è Veronica Mostra Avon. Allora, devo ricordarmi in questo video di fare qualche pausa per bere acqua perché non so voi, ma a me il caldo mi abbassa la pressione tantissimo, mi sento fiacca da diverso tempo, da diverse settimane, e quindi cercherò insomma di bere anche durante il video. E allo stesso tempo vi dico già, per chi me lo chiedesse poi in privato, come make up, pochissimi prodotti, non ho fatto neanche la base perché veramente mi dà troppo fastidio truccarmi in questi giorni così caldi. Quindi qua sotto nella descrizione del video troverete, oltre ai vari link eccetera, anche i trucchi che ho utilizzato per fare questo make up molto molto semplice, però secondo me anche adatto, ecco, al periodo estivo. Inizierei subito con lo spacchettamento perché ci sono delle cose nuove. Credo che non sarà l'unico spacchettamento di questo mese di giugno, quindi probabilmente ce ne saranno altri, però ecco, già il primo per questo mese mi sembra molto carino perché ci sono delle novità che mi interessava tantissimo vedere anch'io di persona. Come sempre ho qui l'elenco insomma dei prodotti per non sbagliare i prezzi. Allora, c'è un'offerta, partiamo dal primissimo prodotto, che era quello che volevo tantissimo vedere dal vivo. Adesso ve lo faccio vedere poi più nei dettagli. Questo è il telo mare di Avon, che è appunto fatto con materiali riciclati, quindi assolutamente super ecosostenibile, ma non per questo diciamo di una qualità inferiore, anzi a vederlo così mi sembra molto molto bello. Era associato ad un'offerta speciale, ovvero con 24 euro era possibile acquistare un set composto da questo telomare, che singolarmente in realtà ha un valore di 50 euro, e due prodotti solari a scelta. In questo caso la cliente ha acquistato un olio abbronzante e un doposole, che purtroppo sono in spediremo perché erano terminati, quindi probabilmente arriveranno con il secondo spacchettamento. E io ho approfittato insomma di aggiungere qualcosina per avere il telomare, che ovviamente risultava essere ad un prezzo molto molto più basso rispetto a quello reale. Infatti, praticamente facendo due conti, il solare veniva 11,99, l'altro dopo il sole 9,99, insomma facendo il calcolo con la sottrazione dal totale di 24 euro risultava tipo un paio di euro di differenza, e quindi sono riuscita a prendermi questo telo a circa 2 euro. Questa è una cosa che io ho sottolineato anche negli scorsi giorni sui social, WhatsApp, insomma avvertendo le clienti che effettivamente un'offerta molto vantaggiosa, perché intanto per il valore del telo, che comunque risulta essere molto ma molto inferiore se acquistato nel set dei solari, poi perché comunque con solamente 24 euro in più, quindi si parla di 48 euro, siamo comunque sotto al valore reale di questo telo, avreste due teli mare più 4 solari, quindi prodotti alla fine per tutta la famiglia. E poi ho anche cercato di far capire che sono prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte, che comunque vanno via molto presto, quindi mi raccomando, se siete clienti ma anche se siete consulenti interessati ad acquistarlo, secondo me è il caso di farlo a breve, perché poi finiscono. Intanto le dimensioni del telo sono indicate qui di fianco ed è 100x170 cm, quindi comunque un telo grande, ed è anche interessante leggere anche un po' la storia di questo prodotto. Il poliestere di questo tessuto è stato ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica. Questo asciugamano è stato realizzato con filati riciclati al 100%. Ha un valore diciamo diverso anche in questo caso, perché alla fine è un bel gesto. Secondo me è molto bello potersi concentrare sull'acquisto di prodotti ecosostenibili, comunque magari derivanti appunto da un riciclo al 100% di plastica. Secondo me ha un valore in più, ecco. E adesso non vado ad aprirlo tutto perché tanto il disegnino, la trama ve la metto qua di fianco in foto. Volevo semplicemente farvi vedere più da vicino il tessuto, ecco. Allora, sui bordi è fatto in tutto in questo modo, quindi sfilacciato, molto bello. E poi, come vedete, questo è il tessuto. Molto morbido. Non è troppo troppo leggero, devo dire che comunque è anche abbastanza consistente, sembra essere anche
resistente. Poi andiamo avanti con un'offerta che coinvolgeva i deodoranti roll-on. Una è Soft Mask, che è questa qui. Soft Mask, la versione rosa. Di Soft Mask diciamo che ne conosciamo diversi tipi. Questa, se non sbaglio, è la profumazione più floreale. Poi abbiamo anche quella fruttata, abbiamo quella cioccolatosa, insomma ce ne sono diversi. E poi abbiamo il Faraway classico, che vabbè, questo qua è uno dei profumi maggiormente venduti in Avon. I due deodoranti a sfera venivano 4,50 euro, pagina 125 del catalogo di giugno. Ovviamente ci sono altre fragranze disponibili, non tantissime per quanto riguarda i deodoranti, diciamo, femminili di questa tipologia, ovvero gli omonimi dei profumi. Però ecco, se volete potete approfittare, come del resto anche consigliato alle clienti, di creare un vostro set da regalare oppure per voi stesse, perché nella pagina accanto con 9 euro è possibile acquistare due spray da borsetta. Quindi vi piace quella fragranza, avete anche il profumo full size per dire, potete prendere deodoranti roll-on e anche lo spray da borsetta e farvi proprio il set con le due fragranze che preferite in assoluto. Ecco, per quanto riguarda gli spray da borsetta c'è un elenco decisamente più ampio, perché ci sono tanti tanti profumi disponibili. Andiamo avanti e passiamo agli smalti, che vabbè io non ho oggi, però mi piacciono tantissimo, chi mi segue da più tempo lo sa, io li amo gli smalti, soprattutto in estate. E in questo caso abbiamo due gel shine e un Pro Color, quello con asciugatura rapida a 60 secondi. Inizierei dal Pro Color, che tra l'altro nel prossimo mese farà uscire nuove tonalità, se non ricordo male, che ho visto in anteprima. Comunque lo scopriremo insieme con lo Spoglia Avon di luglio. Questa è la tonalità Think Fast Pink, che è un bellissimo rosa confetto, molto molto bello, elegante, molto delicato, ecco, per chi vuole una manicure un po' più semplice, non troppo vistosa. Gli altri due invece sono dei gel shine, che sono quelli che preferisco. Aspettate che non vi ho detto il prezzo del Pro Color, 2,99 euro. Gli altri due, che sono i gel shine, come vi dicevo, che sono quelli che preferisco perché hanno proprio un effetto gel sull'unghia che a me fa impazzire, un colore molto molto coprente fin dalla prima passata e anche a livello di duratura nel tempo ci sta. Questi venivano 3,99 euro l'uno. Il primo è non so pronunciarlo. Il primo è questo qui, è veramente bellissimo. Cioè, guardate che colore, super super bello. Questa è una delle nuove tonalità, direi cangiante, posso definirla, penso. Non l'ho provato sull'unghia, però se riuscirò a diciamo, avere un feedback della cliente, magari su Instagram vi metto appunto la foto, anche perché lì vi aggiorno sempre sui prodotti, che siano comunque schede tecniche o prodotti appunto testati da me o dalle clienti, vi metto sempre qualcosina, quindi mi raccomando seguitemi anche lì. E poi Pink Obsession, quindi diciamo tre smalti sulla tonalità del rosa. Anche questo molto molto bello, decisamente vivace, un bel fucsia molto acceso. Insomma, colori che sicuramente vanno tantissimo durante l'estate. Andiamo avanti con il make-up. Partirei proprio dal lucire labbra che indosso. Capisco che non si veda moltissimo, adesso proverò a sgocciarlo sulla mano così vi renderete un po' conto. Questo è un lucidalabbra Show Glow della linea di MAC, che in realtà sono usciti qualche mese fa nella tonalità Golden Glam. Vedete questa colorazione appunto anche qui cangiante, questi brillantini che però in base alla luce acquisiscono un colore diciamo differente. Vi faccio vedere, tanto il profumo dolciastro, niente di che, insomma normale. È un lucidalabbra che passa dallo dorato al rosino, non so se si percepisce moltissimo in camera, non tanto, forse di più alla luce naturale sì. Se riesco vi metto anche lo swatch di questo su Instagram. Mi piaceva perché appunto ha questi brillantini dorati che però virano sul rosa, quindi molto particolare, e vi metterò la foto magari con la luce diversa, insomma naturale,
su Instagram, così vi renderete un po' conto dell'effetto. Molto bello, devo dire che sulle labbra comunque risulta essere non troppo appiccicoso, piacevole insomma come sensazione, non è quel lucido labbra troppo corposo, troppo appunto presente, che magari può dar fastidio. Delicato, e come effetto, come vedete, comunque luminoso, con questi glitter che, vi ripeto, magari così in video non rende l'idea, però colora leggermente le labbra, mantenendole comunque naturali. Poi passiamo, visto che stiamo parlando di prodotti labbra, a due altri lip gloss, perché c'è un'offerta. Questi però non posso spacchettarveli, ma vi metterò qua di fianco la foto. C'era l'offerta dei lip gloss Ultra Color. Gli Ultra Color sono dei rossetti liquidi che conosciamo anche in versione non lip gloss, quindi proprio rossetto, possiamo dire tinta labbra, che a me piacciono molto. Devo dire che, se escludiamo l'aspetto trasferibilità colore, che comunque non è assolutamente paragonabile alla linea Power Stay per esempio, che è quella più duratura e no transfer che abbiamo, comunque rendono molto bene, nel senso che il colore è molto pieno. Li ho anche testati, vi metto qui sopra il video se lo trovo. Comunque sono molto confortevoli sulle labbra, che secondo me è una delle caratteristiche più importanti per un prodotto labbra, appunto, e non seccano. Questi a maggior ragione, nel senso che comunque sono lip gloss, quindi sicuramente hanno un effetto ancora più idratante sulle labbra, che le mantiene insomma ben luminose e morbide durante la giornata. Il primo colore che è stato, allora, intanto era l'offerta 9,90 due lip gloss. Il primo colore che è stato scelto è Pomegranate Punch, se lo trovo ve lo metto qui, e l'altro è un Forbidden Fig. Sono due colori della, diciamo, sulla tonalità del rosa violetto, quindi insomma più o meno dello stesso range. Poi andiamo avanti con un prodotto che è uscito proprio in questa campagna di giugno, che in realtà noi conosciamo già, perché è il mascara ultra volume che abbiamo da tanto tempo in Avon, però è cambiata leggermente la formulazione e anche, vabbè, il packaging. Come vedete, anche il packaging esterno è cambiato, perché appunto questa, insomma, questa scritta con, tra l'altro, il colore che riprende il packaging interno. Il colore scelto è nero, ma è disponibile anche nel marrone, e questo è appunto il mascara come si presenta all'interno. Non ve lo apro perché ovviamente non è per me, però lo scovolino ve lo metto qua di fianco. È comunque quello dell'ultra volume classico. Quello che cambia di questa formulazione sostanzialmente è una formulazione ancora più nutriente, quindi ancora più adatta, ecco, ad una stesura senza grumi, e è waterproof, quindi perfetto per questa stagione se pensiamo al sudore, oppure anche per chi ha questa esigenza, a prescindere insomma dalla stagione, è comunque resistente all'acqua, quindi sicuramente una caratteristica che può piacere, ecco, chi ha questa preferenza. Ovviamente abbiamo anche la versione normale, che è quella, anche questa cambiata nel packaging ultimamente, che ha una confezione fucsia rossa, diciamo un colore di quella tipologia lì, color fragola più o meno. Passiamo ad altri due prodotti per gli occhi, e sono il primo della linea Power Stay ed è il Liquid Liner 24 ore di tenuta. Questo lo conoscete benissimo, presumo, se mi seguite. Questo qui è il packaging interno, non vi faccio vedere spacchettato perché potete vedere anche su Instagram, ho fatto anche un video, l'ho recensito, insomma è un prodotto che potete scoprire sia su Instagram che su un video che ho fatto, recensione, che ve lo metto qua sopra. È un eyeliner che viene 8,99€ e li vale tutti a mio avviso, quindi insomma, se volete scoprire qualche caratteristica in più, vedere come rende sulla pelle, andate a vedere il video. L'altro prodotto è sempre della linea Power Stay, però è un ombretto con tenuta 16 ore questa volta, che comunque è un'altissima tenuta, e vi faccio vedere, si presenta in questo modo. Sono quegli ombretti che già, anche questi, vi ho recensito, con il colore esposto qui, diciamo, dove c'è in realtà il temperino, perché questo è un temperino per la punta, per affinare meglio la punta. Il colore in questo caso è Lavender Glow ed è un bel colore lavanda, quindi un lilla molto delicato, luminoso.
Anche questo l'ho assolutamente promosso, è un prodotto che io consiglio e veniva 6,99 euro. Finita questa prima parte, ci dedichiamo agli ultimi pezzi che sono dedicati appunto alla moda e ai tessili. Ora passiamo a un prodotto per la casa, un tessile, eccolo qua. Questo qui è il completo letto che uscirà prossimamente con la campagna di luglio. Si chiama Tropical, l'ho preso per me perché mi serviva assolutamente un'altra alternativa, insomma, un'opzione in più per il mio letto, dal momento che uno dei miei gatti, correndo sopra il letto, impigliato, ecco, con l'unghia, correndo si è trascinato tutto il lenzuolo, creando una voragine nel tessuto che ovviamente ho provato a ricucire in qualche modo, ma dopo un po' si è nuovamente riscucita. Qui ho detto vabbè, prendiamo un nuovo completo, anche perché per me è la prima volta, nel senso io personalmente non avevo ancora acquistato un completo letto di Avon. Sono curiosa di vedere un po' come sarà, ovviamente vi metterò poi le foto anche di questo prodottino messo su bene, lo dovrò prima lavare. E vi posso dire però fin da adesso che è 100% cotone made in Italy, quindi se vedete dei prezzi un po' più altini per quanto riguarda i tessili della casa di Avon, è per la qualità, perché sono prodotti comunque di qualità. I colori mi piacciono tantissimo, mi piace moltissimo questo verde, mi piace l'abbinamento con il viola, che non è un mio colore preferito, diciamo il viola, però secondo me sta molto bene col verde. E poi la fantasia con questi fiori tropicali, le foglie, secondo me è molto bella. Io calcolate che comunque la mia camera ha la testata del letto marrone scuro, secondo me ci sta bene come colori, mi piace molto. Ah, un altro prodotto in anteprima che uscirà nella prossima campagna, anche questo l'ho acquistato per me perché mi serviva un nuovo pigiamino. Ho già acquistato un pigiama di Avon in passato. Allora, questa è la maglia, guardate la manica com'è carina, super super bella, e questa fantasia è molto molto estiva, molto carina, sembra quasi, non so, è un po' è uno di quei tessuti un po' rigidini, ecco, però mi sembra molto bello, molto resistente. E la stessa cosa, il pantaloncino sotto, che vabbè, in questo caso userei solamente in estate barra primo autunno, che ha sempre il bordino sotto sulle cosce così. Adesso lo vado a mettere, così lo vedete anche come indossa. Io ho preso la taglia S, mi sembra così un po' più abbondante rispetto a quelli che io utilizzo di solito, però insomma, vediamo come mi sta. Allora, provo a inquadrarmi a pezzi. Questa è la maglia, sotto ho il top di prima, quindi non mi sono neanche tolta il top. Come vedete, è comunque giusta, nel senso che non è troppo larga. È molto comoda, a me piace, mi piace perché intanto qua non stringe per niente, come vedete. Cioè, secondo me è proprio giusta come taglia, non è né troppo aderente né troppo larga. Questi invece sono i pantaloncini. Come vedete, molto molto carino questa cucitura fatta in questo modo, che riprende quella delle maniche. Anche i pantaloncini devo dire che sono giusti secondo me. Allora, io li tengo comunque a vita alta. Tenendoli troppo in basso si creerebbe questa situazione che non mi piace, quindi a me piace comunque tenere coperta la pancia. E devo dire che come taglia ci siamo. Non sono troppo larghi, non sono troppo stretti, soprattutto qui, vedete, c'è comunque la possibilità di muoversi agevolmente senza essere troppo costrette. Intanto qualcuno sta dormendo sul lettone, ovviamente sempre dal mio lato. Non so per quale motivo, ma è sempre e solo sul mio lato. Perfetto, ragazzi, allora lo spacchettamento di oggi termina qui. Sono molto felice di queste novità che vi ho fatto vedere, perché secondo me alcune sono veramente molto molto belle. Fatemi sapere nei commenti se vi va qual è stato il prodotto che avete preferito. Vi ricordo che iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Verrete avvisati con una notifica la volta dopo, quando uscirà la seconda parte di questo spacchettamento. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su, condividetelo con chi preferite. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!